Bentornati su quella che dovrebbe essere l'ultima puntata di Metal Gear Solid. Basta, Metal Gear Solid. Leggiamo il mission log. Ah, giusto. La scheda, bisogna far cambiare la scheda col calore, con la temperatura. Il codice di detonazione del nuovo tipo di arma nucleare è già stato inserito. Snake prova a usare la chiave d'emergenza per evitare che avvenga il lancio. Questa chiave è in una lega con memoria di forma e può assumere tre diversi aspetti a seconda della temperatura, ognuno dei quali ha un corrispondente terminale nella sala di controllo. Snake inserisce il primo codice, PAL, con la chiave a temperatura ambiente. Per il secondo, egli, avrei scritto EI, deve utilizzare la forma della bassa temperatura. Ma che italiano, che italiano non italiano. Snake deve trovare un posto dove andare a raffreddare la chiave, ovviamente fuori, dove c'è la neve. Andiamo. Allora, andiamo, si va via, si va dritti verso l'uscita, si va fuori. Oh no, oh no. No, guarda, non è il momento, dai. Cosa? No! Grazie, aiuto. Grazie che Luca per aver regalato un abbonamento, grazie. Scappa, 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 scappa. Salve a tutti, salve a tutti. Dai, ce la dobbiamo fare. Bisogna finire. E scendo di qua? Sì, ho tirato un colpo veramente ben assestato, si dice. Allora, grazie ancora. Francesco Leo ha regalato un abbonamento, grazie. Devo scendere lì, vero? Non mi ricordo più tutto il labirinto delle scalette qui. Camera dal basso per farti apprezzare le gambine di Snake. Grazie anche a te. Allora, cos'è tutta sta pioggia di abbonamenti? Grazie Master Queen per un altro abbonamento regalato. Mi sa che mi vedono ora. Benissimo. Ce n'erano un po' troppi di pistoline. Allora, sarà meglio lanciare una FAS. Era una chaff. Cos'è la FAS? La FAS. Chaff. Chaffate. Dai. Ah, dovrebbe essere qua la neve, no? Grazie. Ma che... Eccola. Quindi la tiro fuori? Fa. Grazie Luca. Allora, grazie a tutti gli abbonati e i regalamenti degli abbonamenti, grazie mille. La FAS sembra il nome di una tasca. No, la FAS era il FAS, era un fucilino di Uncharted. Devo rigiocare Uncharted. Quindi devo aspettare che la carta si ghiacci, allora? Cioè, ci vuole anche un po' la carta per ghiacciarsi. Non è che devo andare alla lava, no, perché... ma poi passo di nuovo dal freddo. Cazzo. Proviamo a chiamare Campbell. Sembra strano. Devi abbassare la temperatura della scheda. Cerca un posto freddo. Ma scusami, più freddo di così? Ora devi raffreddare la scheda. E come faccio? Siamo in Alaska. Esci, fa freddo dovunque. Ma sono al... sì. Sono al freddo. Sono al freddo. Cosa devo fare? Che la devo usare in qualche modo. Sto qui. Ma è così? Senza un indicatore, senza nulla.
Abbi pazienza, va bene? Vabbè. Aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa. No. Puoi vedere la scheda. È diventata azzurra. Quindi si va via. Però avrei fatto un qualcosa, un filmatino, un'animazione. Quindi poi devo andare nel dove c'è la lava e ripetere la stessa storia. Immagino che ora mi devo anche sbrigare, perché sennò si scalda. Oddio, puttana Eva. Questa missione qua mi sembra un po' una di quelle missioni fatte giusto per allungare il brodo, eh. Non voglio dire, però mi dà un po' l'impressione di un allungamento di brodo un po' artificioso. Mi devi far rifare la strada due volte addirittura, boh, non lo so. Cioè, dammi due carte magari, no. Una, poi vai, poi ritorna. Non lo so. Lo disse anche Kojima che sta parte l'ha fatta per allungare la vita del gioco, in effetti è l'unico pezzo palloso. Vabbè. Ci stava come pezzo finale per allungare un po' tutto, ci stava, era la missione finale. Se è la missione finale, che non lo so. Non è mica detto. Speriamo. Spero che... Vai, andiamo. Oh! Vai. Grande Windows 95. Codice file numero 2 confermato. In attesa del codice file numero 3. Ok, è andato anche il codice PAL numero 2. Ora devo pensare al codice PAL numero 3. Devo riscaldare la scheda. Ok. Ma scusa, non faceva prima infilarla dentro il computer la scheda? L'attaccavi sulla CPU, vedrai, si scardava. Oddio, la CPU di quei tempi là non erano come quelle di oggi, quindi forse no. Vabbè. Se la metteva fra le chiappe, magari. Ora è tornato coso qui. Eccolo. Facciamo un'altra cosa. Ah, non posso usare Nikita? Eh? Ah! No! Ah! Volevo ben dire! Ci ho sprecato un intero caricatore, però insomma, cazzo. Leggermente esagerato, a prova di bomba, diciamo così. Ma c'è gente! C'è gente, non c'era prima! Chi è? Nessuno mi vede. Dove sei? Ah! Shit, cazzo. Non ho capito come aveva fatto a sentirmi, vedermi, che c'è sempre lo schifo. Va bene. Come va la palestra? Bene. Tutto bene. Allora, non siamo ancora... Ora devo risalire tutta la... L'ascensore, cos'è? Salendo muore, succederà qualcosa. Giocare così nei prossimi Metal Gear vai poco in là.
Va bene, andrò proprio là. La palestra ormai è quotidianità, nel senso che non ti pesa andare? No, a volte capita i giorni che mi pesa andare, voglia, non è che ho sempre voglia. Però... cerco di forzarmi, eccoci. Snake, notizie su Naomi Hunter? Allora dovrebbe parlare con il colonnello, se ne sta occupando lui. Spegni il monitor. Va bene, è spento. Nessun altro ci può sentire, dica pure. Mi spiace, ma non voglio che il colonnello senta. Che succede allora? Io ho un buon amico al Pentagono. Sì? Questa notizia viene direttamente da lui. Sembra che la DIA abbia sviluppato di recente un nuovo tipo di arma killer. Un'arma killer? Snake, hai mai sentito parlare di qualcosa chiamato Fox Dye? No. No. Fox Dye? Un momento. No. Liquid ne stava parlando con altre persone. Sì. È una specie di virus che colpisce i singoli individui. Non conosco tutti i dettagli, ma... Insomma, che cosa sta cercando di dirmi? È troppo simile. Cosa? La causa della morte. Il presidente della Arms Tech e il direttore della DARPA, cioè Decoy Octopus, non erano morti per qualcosa che sembrava un infarto. Sì, ma... Bene. Sembra che Fox Dye uccida le vittime simulando un attacco cardiaco. No, lei sta cercando di dirmi che dietro a tutto questo c'era Naomi. Snake, cerca di ricordare. Naomi non ti aveva fatto qualche tipo di iniezione? I nanoidi. Lei era nella miglior posizione per fare una cosa del genere, ma non so quale fosse il suo movente. Il colonnello lo sa? Non ne sono sicuro, ma non l'ha ancora interrogata. Va bene, glielo chiederò io stesso. Colonnello, che novità ci sono su Naomi? L'ho appena arrestata. Arrestata? Stava mandando messaggi in codice alla base in Alaska. Non volevo crederci, ma pare proprio che stia lavorando con i terroristi. Ne è sicuro? Temo di sì. Ora è sotto interrogatorio. Che tipo di interrogatorio? Beh, preferirei evitare le maniere pesanti. Ma qui non abbiamo sieri della verità. Mi chiami se scopre qualcosa. Quindi Naomi è una spia, come sospettavo. Naomi, non posso crederci. Ciò significa che il vaccino per il Fox Dye non deve essere lontano. Mi ascolti? Ho preoccupazioni più urgenti ora. Ma Snake, potresti essere infetto anche tu, lo sai. Tutto ciò che posso fare è lasciare la faccenda al colonnello. E quindi Naomi è una spia davvero? È una stronzata sta via. Non è... è una spia così. Vabbè. Per essere la prima volta con Metal Gear non è male. Ma scusate, ma è un gioco difficile? A me non sembra un gioco difficile, Cioè, probabilmente il 2 è molto peggio, ma mi sembra un gioco fattibilissimo. Al di là del... La difficoltà magari è perdersi. Non sapere bene dove bisogna andare. Ma non è un gioco difficile, ragazzi. Non mi sembra difficile per niente. Quindi, vabbè, è vero, io non l'ho messo... Cos'ho messo normale, è vero, forse... Avessi messo difficile, forse... Però, non è un gioco difficile. Ma se muoio, non è mia difficile, non è un gioco impegnativo. Se io muoio, non è che è difficile. Non scherzo, Curolili, anche gli arti lo definiscono hardcore. Hardcore? Cosa c'è di hardcore? Cioè, non è difficile, non so come spiegare. Qui c'era la bomba, che non lo so, non l'ho vista, non si vede. Però non è che è difficile. Tutti i boss sono riusciti a farli tutti. Quindi, cioè, di cosa parliamo, ragazzi? Comunque, vedremo poi gli altri. Di sicuro saranno più difficili. Infatti, io mi ricordo il 3 che giocai ai tempi. Non... Beh, sono stupido. Non mi sono abbassato. Il 3... Comunque, il 3, io, nonostante fossi ragazzino, l'ho finito lo stesso, quindi... Non lo so, vedremo, dai, vedremo. Però, ecco, mi fa incazzare se la gente pensa che... Siccome casco... Siccome vado sulle bombe e muoio, è difficile. Ma non è difficile per questo. Il Fear Town si vede da questa cosa qui. Dopo il primo pensi portare anche il 2? Sì, voglio giocare tutti. Il 2, 3, Peace Walker, 4, 5, tutti. Tutti. Piano piano, tutti. Metal Gear Acid? Cos'è, uno spin-off? Non credo.
Scegliarasi e eviterei le spin-off. Però Peace Walker era... Peace Walker è il 5, quindi... Mentre il 5 è il 6, in realtà. Vabbè. Ma dove devo andare? Io quasi quasi una razione prenderei. Ma devo andare al caldo. Continuo a tornare indietro, allora. Nel corso degli anni, ora si vede, anche quest'anno, il 2 e il 3 quest'anno di sicuro. Piano piano, tu, non subito di fila, magari. Ecco, qui c'è il cardo. Deve diventare rossa. Intanto è diventata gialla. Vediamo. Non è che forse devo andare dove c'è il gas, insomma, il vapore caldo? Vabbè, il vapore è sempre caldo. Aia. Ma forse basta che stia qui in zona, forse. C'è quella reazione dietro le scale. Sì, ho paura di morire. Ma non è che è quella dell'altra volta che non l'ho presa, perché ero riuscito a prenderla, solo che respawna sempre. Proviamo, dai. Vediamo se riesco a prenderla stavolta. Meno male. Secondo me devo stare qui, perché vedrai, qui c'è più caldo. Perché c'è anche tutta l'aria rossa. Vedrai, è qui che devo stare. Sera. Kojima ti dedica un trofeo dopo aver preso la reazione. Aia. Fanculo. Dai, avevo preso ora la reazione. Possiamo andare. È diventata rossa. Quindi ora devo anche sbrigarmi, perché devo riattraversare il freddo. I Souls sono sicuramente più difficili. Puttana Eva! Cioè, scusami, cosa c'ha di hardcore Metal Gear? Questo, gli altri non lo so. Non mi sembra assolutamente un gioco hardcore. Ma no, perché io voglio sminuire. Cioè, non è che un gioco per essere bello deve essere hardcore, no, assolutamente. Ma davvero è finita. Poi se per voi un gioco bello, un gioco difficile vuol dire che non devi morire mai, va bene. A me non me ne frega nulla di far gioco senza morire dall'inizio alla fine, capito? Ma zero proprio. Magari la massima difficoltà diventa difficilissima. Può darsi. Può darsi. Non c'è nemmeno là e no, il laser e il radar, quindi può darsi. Posso stunnare i corvi? Diavolo! Ora Campbell e gli altri sono occupati. Sto usando un altro codec. Naomi, è vero ciò che dice il colonnello? Sì, ma non tutto ciò che ho detto io è falso. Chi sei allora? Cos'è, fa il doppio gioco? Cioè, il doppio triplo gioco? Non lo so neppure io. Non so il mio vero nome, non so che faccia avessero i miei genitori. Grazie Leo Baron degli abbonamenti. Grazie a tutti gli abbonati stasera, un sacco. Grazie Leo Baron, 40 amici. Tutte le mie identità sono state comprate o acquisite, ma la spiegazione che ti ho dato per il mio interesse verso la genetica è vera. Perché vuoi conoscere te stessa, eh? Sì. Non so da dove vengo, quanti anni ho, di che razza sono, non so niente. Come sa quanti anni ha? Sono stata trovata in Rhodesia negli anni '80. Ero solo una piccola orfana sporca. Rhodesia? Quella che ora si chiama Zimbabwe? Sì. La Rhodesia fino al 1965 apparteneva all'Inghilterra e vi erano molti braccianti indiani. Forse è da loro che ho preso il colore della mia pelle. Questa musica. Non sono sicura neppure di questo. No, sono troppo preoccupata per il tuo passato. Non sai abbastanza per capire chi sei ora. Capire chi sono ora? E perché mai? Nessuno cerca mai di capirmi. Sono stata sola così a lungo fino a quando non ho incontrato il mio fratello maggiore. E lui. Il tuo fratello maggiore?
Vero, se nessuno ti dice di che anno sei, come fa a sapere quanti anni hai? Vero. Se ora arrivasse uno e dice, ma te sei del 96, non cambierebbe nulla perché... Sì, Frank Jagger. Che cosa? Jagger. Era un giovane soldato quando mi raccolse vicino allo Zambesi. Ero Zambesi. mezza morta di fame e lui divise con me le sue reazioni. Sì, Frank Jagger. L'uomo che tu hai distrutto era mio fratello e la mia sola famiglia. Aspetta, chi è questo Frank Jagger? È uno che si è affrontato nell'uno e nel due, perché qui non c'era. E Gray Fox? Ah, è Gray Fox Frank Jagger? Ah. No, Gray Fox. Siamo sopravvissuti insieme all'inferno, Frank e io. Lui mi aveva No. protetto. Era il mio solo legame, l'unico collegamento che avevo con il passato. E lui ti ha riportato in America? No. Quando lui arrivò, mi trovavo in Mozambico. Luigi, girato il Big mondo. Boss. Certo. Lui ci portò in Ma lei questa non è terra una spia, illegale, lei? in questa America. Ma poi lui e mio fratello tornarono in Africa per continuare la guerra. E fu allora che successe il fatto. Tu uccidesti il mio benefattore e rimandasti mio fratello a casa ridotto a un povero mutilato. Io giurai vendetta ed entrai nella Foxhound. Sapevo che Non così finisce mai avrei avuto le più! migliori Dai! E probabilità di incontrarti e ho pregato tanto perché questo incontro avvenisse. le tue preghiere sono state esaudite. Sì, ci sono voluti 2 lunghi anni. Per uccidermi. Ti importava solo di questo? Certo, 2 anni. Tu eri l'unica cosa a cui ho pensato per tutto questo tempo. Eri come una specie di ossessione. Mi odi ancora? Non esattamente. In parte mi sbagliavo su di te. E allora che mi dici di Liquid e degli altri? Mi vendicherò anche di loro. Naomi, Ma con questo non sei tono lo stata tu a dici? uccidere quel dottore, vero? Quello che aveva usato Gray Fox per i suoi esperimenti sul genoma. Il dottor Clark? No. È stato mio fratello. Io l'ho aiutato a coprire la cosa e a nascondersi. Allora quel ninja, cioè Gray Fox, è venuto qui per uccidermi. Non credo. Penso che sia venuto solo per combattere con te. Prima non potevo esserne sicura, ma ora penso di capire. Una battaglia finale con te. È la sua unica ragione di vita, ne sono sicura. Fox, no. Naomi, dimmi una cosa. Su Fox Dai, per esempio. Fox Dai è un tipo di retrovirus che colpisce e uccide solo certe persone. Come prima cosa, infetta i macrofagi nel corpo della vittima. Fox Dai contiene enzimi intelligenti, creati grazie all'ingegneria biologica delle proteine. Sono programmati per reagire a precisi schemi genetici delle cellule. Cioè, quegli enzimi riconoscono il DNA del loro bersaglio. Certo, e reagiscono attivandosi e iniziando a produrre TNF-Epsilon grazie ai macrofagi. È un tipo di citochina, un peptide che causa la morte delle cellule. Il TNF-Epsilon viene portato dal flusso sanguigno al cuore, dove si attacca ai recettori delle cellule cardiache. E poi causa l'infarto. Il cuore subisce uno shock ed entra in gravissima apoptosi. Poi la vittima muore. Apoptosi. Vuoi dire che le cellule cardiache si suicidano? Naomi, Sì. tu hai programmato questa cosa perché uccidesse anche me, vero? Quanto mi rimane ancora? Naomi, non ti biasimo per volermi morto, ma non posso morire adesso. Ho un lavoro da finire. Ascolta, Snake, io non sono l'unica persona ad aver deciso di usare il Fox Dai. Non eri l'unica. No, il Fox Dai ti è stato iniettato come parte di questa operazione. Volevo solo che tu sapessi che... No, questa non è tutta la verità. Ciò che volevo veramente dirti era che... Snake, io... Io ti amo. Ehi, che stai facendo? Fate? Snake! Naomi! Snake, non posso permettere a Naomi di fare altre trasmissioni Appisa ciafate! non autorizzate. Che cosa? È stata esclusa da questa operazione. Che cosa è successo, Naomi? Che cosa intendeva quando ha detto che Fox Dai faceva parte di questa operazione? Colonnello, mi faccia parlare con lei. No, è in stato d'arresto. Colonnello, lei mi ha tradito!
Snake, non c'è tempo per questo. Ora come ora devi pensare a fermare il Metal Gear. Capito, Snake? Intanto siamo ancora... Ah, giusto, me l'ho scordato. Intanto siamo ancora qui che bisogna scendere. Intanto la cartina si è raffreddata totalmente. Palkei. Mi sembra tanto tanto forzata questa cosa di Naomi, purtroppo. Vediamo dove va a parare. Ancora! No, 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 scusate, c'ho da fare, non vi posso star dietro. Scusate, scusate, scusate. Vai, meno male, meno male, meno male. Sì, si fredda la scheda, sì, sto andando, un attimo, minchia, mi sto ammazzando, un attimo. Dai, 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 ora c'è di nuovo coso però, eh. C'è di nuovo quello che rompe i coglioni, dov'è? Dove sei? Dov'è? Alzati! Alzati, si ghiaccia la sfera! La sfera, la scheda! Tira la grenade! Tira la grenade! Ora me la tiro sui piedi! No! Questo è stato! Via, 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 via! Prendilo, prendilo! Via, 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 via! Ce n'è ancora? Resta a vedermi se è ghiacciata la sfera, eh? La scheda! La sfera, scheda! Scheda! Enemy, su! No! Ho smerdato tutto! Oh! Ma che cazzo? So io che ho sbagliato, mi devo far vedere! Non dovevo farmi vedere. Non succede nulla. Mi si è buggato. Si è buggato. No, vedrai che mi ha visto. Quando sono entrato mi ha visto il radar. L'ase, insomma, quella geggio e la telecamera mi ha visto. Non mi dovevo far vedere. Vedi? Non mi dovevo far vedere. Forza. Vedi, vedi, vedi. Va bene. Beh, non ti puoi salvare? Codice file numero 3 confermato. Inserimento del codice file completato. Codice PAL. Codice di detonazione attivato. No, perché? Che è? Ah, l'ha attivato, invece lui lo doveva disattivare. Io l'ho disattivato. No, l'ha inculato. Ha preso il culo. Fregato così. Grazie, Snake. Ora il codice di detonazione è completo. Ora nessuno può più fermare il Metal Gear. Master. Allora è lui la spia, non è lei. Che cosa sta succedendo? Tu hai trovato la scheda e hai perfino attivato la testata per noi. Ti devo proprio ringraziare. Di averti coinvolto in quella... Quindi Naomi era una spia a fin di bene, perché in realtà è dalla parte di Snake, quindi colonnello e tutti quell'altro sono contro la parte di Snake che utilizza Snake per fare il gioco del colonnello. Cattura della Lega Memoria di Conformazione. Ma che cosa sta dicendo? Noi non siamo riusciti a scoprire il codice del direttore della DARP. Neppure i poteri psichici di Mantis bastavano a leggergli il pensiero. Poi Ocelot l'ha ucciso per errori durante l'interrogatorio. In altri termini, non eravamo capaci di lanciare un attacco nucleare e stavamo tutti quanti preoccupandoci parecchio. Senza la minaccia dell'attacco nucleare, nessuno avrebbe mai accolto le nostre richieste. Che significa? Essendo sprovvisti dei codici di detonazione, abbiamo dovuto trovare qualche altro sistema. E così ho deciso che potevi esserci utile, Snake. Vale a dire... Ma anche il colonnello è contro di noi, allora? Cosa, ho pensato che avremmo potuto ricavare qualche informazione da te. E così ho fatto travestire di Koi Octopus da direttore della DARPA. Purtroppo Octopus non è sopravvissuto all'incontro per colpa del Fox Dye. Significa che lei aveva pianificato tutto ciò fin dall'inizio. Ecco perché ce n'erano due.
solo per farmi inserire il codice di detonazione. Non pensavi mica di riuscire a fare tutto quanto da solo, vero? Ma chi diavolo è lei? In ogni caso, i preparativi per il lancio sono ultimati. Non appena il mondo avrà un saggio della potenza di quest'arma, la Casa Bianca non avrà scelta e dovrà darmi il vaccino per il Foxtime. Il loro asso nella manica ora non serve più a niente. Asso nella manica? Il piano del Pentagono per sfruttarti ha già avuto successo. Nella stanza delle torture. Snake, sei proprio l'unico che non sa niente. Povero sciocco. Ma insomma, chi è lei? Ti dirò tutto ciò che avrai voglia di sapere. Se riuscirai a raggiungermi, cioè. Quindi lui è il boss finale? Il boss sarebbe... Il boss. Molto vicino. Dietro di te. Ehi, quello non è Master Miller. Troppo tardi, Campbell. Il corpo di Master Miller è stato appena scoperto a casa sua. È morto da almeno 3 giorni. Io non lo sapevo, perché il mio collegamento codec con Master era saltato, ma... Cass! Ling diceva che il segnale di trasmissione veniva da dentro la base. Ma allora... Io non mi fido più di nessuno ora. Tu hai parlato a... Me, caro fratello. No. Grazie Phoenix 6 mesi. Mio Dio. Ok. Ok, quindi qualsiasi forzatura che poteva sembrare forzatura è totalmente giustificata, perché questa è un twistone. Signor Twistone, questo è Johnny Twistone, questo qui. Il doppiatore è sempre stato lo stesso. Beh, capirai, vai a dare valore al doppiaggio. Dio. Madonna, ragazzi. Quindi, se do valore al doppiaggio, allora Psicomatis in realtà è a Wahoo, davvero. Quindi ora arriva. Che cosa succede? Qual tuo scopo? Ora non è possibile. Morire. Peggio di Mach di Indy 4. Beh, Mach di Indy 4 fa cacà. Ah, vedi, ora partiva. Quindi prima mi si è buggato. Mach di Indiana Jones 4 è una giacchettata rispetto a questo. Cosa devo fare? Oh! Però l'ossigeno va molto piano. Devo chiamare qualcuno. Chiama Otacon, vai. Otacon non ci può aver tradito. Quello dietro antiproiettile non puoi sfondarlo con un'arma ordinaria. Riesci ad aprire da lì la serratura di sicurezza? Ci provo, cerca di reggere per un minuto. Oh, ho indovinato, devo chiamare Otacon. Grande. Questo colpo di scena è strike. Ma lo capisco. Abbi fiducia in lui e tieni duro. È un colpo di scena. Tra l'altro funziona benissimo. Colpo di scena che effettivamente. Cioè, se io me lo dovessi rigiocare, non potrà mai essere recepito come la prima volta. Veramente potente. Bravo Kojima, bravo. Capisco. Capisco perché Kojima è così. Proviamo a chiamare lei allora. Puoi solo aspettare che il dottor Emmerich apra la porta. Resisti, Snake. Ok, vabbè, resistiamo. Mettiamoci la mascherina. Non devo fare nient'altro? Succede qualcosa. Ce l'ho fatta! Snake, sto aprendo la porta! Alla prima ci rimani sempre da questo plot twist, eh. Ti rendi conto che fin dall'inizio sapeva tutte le tue mosse. Chi cazzo è? Chi era? Oh, Zeb. Snake, ti piacciono i miei occhiali da sole? Iniziale. Ah, giustamente gli ha detto sono molto vicino, capito? Intendi puntare un'arma contro tuo fratello? Perché hai fatto finta di essere Master? Per poterti manovrare con maggiore facilità. E ti sei comportato abbastanza ma bene. Ma poi perché tutti fisicatissimi? Anche i ragazzi al Pentagono probabilmente stanno pensando la stessa cosa. Di che diavolo stai parlando?
Esegui ciecamente degli ordini senza fare domande. Hai perso il tuo orgoglio di guerriero. Sei diventato solo una marionetta, Snake. Cosa? Fermare il lancio nucleare, salvare gli ostaggi. Era tutto un diversivo. Sì, i cattivi che spifferano sempre piano. Vabbè, li spifferano al momento opportuno, però. Sono militari addestrati. Vabbè, sì. Vabbè. Lui va in palestra tutti i giorni. Infatti ce lo vedo sempre. Pure un tatuaggio da marrone, sì. Il Pentagono aveva solo bisogno che tu entrassi in contatto con noi. È per questo che ha ucciso il presidente della Armstech e i Decoy Octopus. Vuoi dire che... Esatto. Sei stato mandato qui per ucciderci, in modo che loro potessero recuperare il Metal Gear senza danni, insieme ai corpi dei soldati genetici. Fin dall'inizio il Pentagono ti ha utilizzato semplicemente come portatore del virus Foxdie. Foxdie? Non può essere! Vuoi farmi credere che Naomi lavorava per il Pentagono? Così almeno credevano loro. Quindi era una spia, ma in realtà non era la spia. Cioè era spia di quelli che meritavano di essere spiati, però. Come procede? Bene, bene, stiamo subendo dei twist incredibili. Sono molto contento. Non si lasciasse controllare così facilmente. Cosa? Abbiamo un nostro uomo infiltrato nel Pentagono. Ci ha riferito che la dottoressa Hunter ha modificato il programma Foxdie giusto prima dell'operazione, ma nessuno sa come e perché. Mi chiedo, forse l'hanno arrestata per scoprire la risposta a questa domanda? Non c'è dubbio, ma io non so per quale motivo abbia architettato la sua meschina vendetta. Ancora adesso non sappiamo quali modifiche abbia portato al programma. Ma quindi lei ha fatto la spia, ma davvero si vuole davvero vendicare con Snake? Nonostante gli servisse Snake per salvare, cioè per, no, per fare il gioco. Mamma mia, casino! Oh, ma in fondo non importa. Ho già aggiunto il vaccino per i Foxdie nella lista delle mie richieste alla Casa Bianca. Esiste un vaccino? Deve esistere, ma quella donna è l'unica che lo sa con sicurezza. Potrebbe risultare non necessario, comunque. E perché? Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. È vero che il presidente della Armstech e Decoy Octopus sono stati uccisi dal Foxdie? Ma Ocelot, io stesso e tu, il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus? Potrebbe essere. Ma se non uccide te posso stare tranquillo. Dopotutto il nostro codice genetico è identico. Allora è vero, tu e io siamo... Gemelli, esatto. Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Les enfants terribles. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, eh? Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita? Ma io sono quello che nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Boss. Una specie di amore deviato. Amore? Odio, vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore. E ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre aveva iniziato. Sarò migliore di lui. Lo polverizzerò! Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che è contenuto nei miei geni. Aspetta! Ah! Snake, il tuo sarà il primo sangue versato da questa nuova gloriosa arma. Consideralo un onore, un regalo di tuo fratello. Ora te lo mostrerò. Guarda la potenza dell'arma che ci condurrà nel ventunesimo secolo. Si sta muovendo. Ma come lo fermi?
Boss fight finale. Quindi dopo questo è finito il gioco? Non mi dite niente. Chiama Campbell! Anzi, Otacon! Snake, l'armatura del Rex è indistruttibile. Non puoi fargli nulla con le armi che hai. Immaginavo. L'armatura del Rex è costruita con le tecnologie più avanzate. L'unico modo di perforarla è usare un proiettile anticarro con alto potenziale esplosivo. Okay. Allora, che devo fare? L'abitacolo del Rex funziona esattamente come un simulatore VR. Ha sensori multipli collegati a un'interfaccia comandi. È completamente chiuso e isolato dall'ambiente esterno. Non usa la vista a occhio nudo, giusto? Giusto. Così, se riuscissi a distruggere i sensori... Vedi quella piastra circolare sul braccio sinistro del Rex? Sì, quella che assomiglia a uno scudo. È un radon. Se riesci a distruggerla, non sarà più capace di usare il sistema elettronico. Così diventerà cieco. Sì, cerca di colpire quel radon con un missile Stinger. Questo lo fermerà? No, il Rex è stato progettato per essere guidato anche manualmente. Oh, che bella notizia. La parte che assomiglia a un becco è l'abitacolo. A un becco? In caso di emergenza si aprirà. Ma come parla? È perfetta, non puoi distruggerla. Me l'hai bene. Già detto. Fatti. All'interno è un'altra faccenda. Ci sono. Prima di... È un'altra faccenda. Questo lo costringerà ad aprire l'abitacolo. Sì, l'ho capito. Se riesci a sparare un missile Stinger nell'abitacolo, distruggerà okay. il sistema di controllo del computer. L'hai progettato apposta con un punto debole. Non è un punto debole. A me piace vederlo come un difetto caratteriale. Le persone non sono complete senza un qualche difetto. Non è il momento. Credo di sì. Sono in debito con te, Otacon. Va bene, chiamiamo Campbell. Distruggi il Metal Gear. Non c'è più tempo. Se grazie. Se non ci riuscirai, dovrò ricorrere alla mia ultima risorsa. Cosa? Ultima risorsa. Abbiamo un sottomarino pronto a lanciare un attacco nucleare contro la base. Che diavolo. Benissimo. Ti chiamo, Natasha. Ma Meryl che fine ha fatto? Usa i missili Stinger con cura. Se li sprechi non avrai nessuna possibilità di farcela. Va bene. Ma Meryl che fine ha fatto? Non si è più saputo nulla di lei. Benissimo. Ah, guarda, io nel dubbio salvo, proprio. Sì, Nastascia, sì. Non posso fare niente per aiutarti. Posso solo fare il tifo per te. Mi fai salvare. Facciamo un'ora di live. Dai, andiamo. Sì, ciao. Allora, Stinger. Oh. No. Oh. Cazzo, quello vero? No. No. No, no, no! MG Rex! Cazzo! Para! L'ho preso! Anche lui mi ha preso! Shit! Io non posso scappare da sti missili, però. Noia. Giustamente. Colpito alla schiena. No. Se faccio così, ok, ho capito. Che è la scossa? Attenzione, mi pesta.
io non posso evitare i missili, però. Ah! Un casino. No. No, mi pesta. No. Bastardo. Sì, anche il laserino. Che c'è qui? Si usa il chaff? No, non gli faccio nulla. Sembra strano che ci sia modo di difendersi. Ah, gli faccio... cioè, gli fa un danno anche se non lo miro bene. Meraviglioso. Le chaff funzionano, ma no, mi è sembrato. Non ci credo, ce l'ho fatta. Attenzione, ma è il tentativo, Snake. Però è il fucilino messo tipo pipino, cioè è veramente messo lì, è pisellino. Ma che cazzo fai te? Vedi. Grefox, un nome dal passato, eppure suona meglio di gola profonda. Allora, tu? Hai un aspetto orribile, Snake. Non sei invecchiato bene. Impedirò l'inferno! Ma lui è fortissimo, lui. Perché? Che cosa vuoi da me? Io sono prigioniero della morte e solo tu puoi liberarmi. Fox, stanne fuori. E cosa mi dici di Naomi? Si è dannata cercando di vendicarti. Naomi? Tu sei l'unico che è in grado di fermarla. No, non posso. Perché? Perché io ho ucciso... Sì, cos'è? Allora, ero giovane e non sono riuscito a uccidere... Ma cos'è Beautiful? Mi sentivo così male che decisi di portarla con me, crescendola come se fosse stata mia sorella, per soffocare il grido della mia coscienza. Ancora adesso, lei pensa a me come un fratello. Fox, agli altri possiamo anche essere sembrati un fratello e una sorella felici, ma ogni volta che la guardavo vedevo gli occhi dei suoi genitori che mi fissavano. Diglielo tu per me, dille che sono stato io a farlo. Eccomi qua. Abbiamo quasi finito il nostro tempo. Ecco, un ultimo regalo da parte di Gola Profonda. Lo fermerò. Fox! Testate! No! Tutto lì? Si è fatto tagliare un braccio malissimo e non se ne è neanche accorto. Niente, non cacciamo le volpi, Fox, cacciamo gli sciacalli. Invece dei bracci usiamo dei levrieri e regali. Fox! Quanto era tutto calcolato. Per il tuo esoscheletro. E tu, Snake, hai intenzione di restare lì seduto a guardarlo morire? Una volpe in difficoltà è più pericolosa di uno sciacallo. Ha distrutto il radon. Impressionante! Ti meriti davvero il tuo nome in codice, Fox! Ma ora sei finito! Spara lo Stinger ora! Fox, davvero vuoi sparare? Così morirà anche lui!
posso finalmente morire. Dopo Zanzibar, ero fuori dalla battaglia, né completamente vivo, né completamente morto. Un'ombra incapace di morire in un mondo di luci. Ma presto, presto tutto finirà. Finalmente. Muori! Snake, noi non siamo strumenti né del governo né di nessun altro. Combattere era l'unica cosa. L'unica cosa di cui fossi veramente capace, ma almeno io ho sempre combattuto per quello in cui credevo. Snake, addio. Ma fa il suono di Godzilla! Fatto il verso di Godzilla! Lui è morto, ma è game over ora, immagino. Ha pregato la morte e lei lo ha esaudito. E ora non c'è più nessuno a proteggerti, nemmeno te stesso. Muori! Ma se gli avessi sparato prima, lo salvavo? Sì, tutte ste chiacchiere sono giapponesi, sì. Io ero convinto che mi desse game over! Dov'è? No. Lei, cos'è successo? Ah, non mi faceva sparare. Ma ora devo rifare tutto. Cazzo, avevo fatto tutto first try. No, tutto da capo. Oh mio Dio. Che palle, avevo fatto benissimo. Ah, non mi fa sparare. Allora ok. Allora non mi son perso nulla. Resto tutto finirà. Ma perché non mi fa sparare, scusami? Ah, non posso farlo. Peccato. Che giustamente se sparavi moriva anche lui. Però vabbè. Vabbè, ok. Quindi qui... Ah, la vita si ripristina, va bene. Vediamo come va a finire. Dove sparo? Qui? Ah, ne sparo nel muso, proprio a muso duro. Ah, su, no! Orrizzati! Mi bombarda da fa schifo. Ciaff. No. Non li sto facendo. No, tutto a capo. Cazzo, tutte le volte devo rifare anche la parte prima. Che la parte prima è facile. Però, che palle. Non mi dà mai tempo. Non mi dà tempo proprio di far nulla. Ma poi devi stare sempre a spostare tutto. Oh, Milano! Che gioco di merda, un po' sì. Non mi colpì! Andiamo a prendere l'altra reazione prima! Nonna, così ma arrivo in casa, gli rompo bicchieri. Ormai non c'è più epicità. C'era epicità la prima volta. Poi si perde tutto perché diventa una rottura di coglioni. Vado là, si è cliccato tutto. Cosa succede? Ma vaffanculo, ma basta. Non è fattibile, è rotto. Perché così ma metti di finire. Cioè, non è, oggettivamente non è più divertente dopo che lo fai quattro volte. Dov'è? Guarda, madonna. Voglio prendere il muro a testate. C'ho tanti piccoli porchini che mi stanno esplodendo dentro. Andiamo su. Sì.
Cioè, si rovina tutto, lo vedi? Ma cosa fai? Ma io non ho pazienza. Oh, stai fermo, stupido! Madonna, ragazzi! Mettimi anche il pepe sul culo, allora! Il laserino, ma che bisogno c'è del laserino? Mi spari di tutto e mi tira anche il laserino! Madonna, ragazzi! Invece è veramente odioso! È indifendibile, eh? È indifendibile, ragazzi! Vieni fuori con i discorsi, questa boss fight fa schifo! Fa veramente schifo questa boss fight! Cioè, io voglio quittare, voglio chiuderlo! È insopportabile, ero partito benissimo! Cardo anche! Buttata di fuori, ma è proprio... Cioè, è proprio rovinare il climax finale, sta stronzata di boss qui! Che cosa ho fatto? Micina, non ce la fa più, non ho più voglia. Neanche darti le parole. Che cazzo guardi, Sonic? Vai in culo. Sì, tu. Mi rifiuso, io non lo fo più, basta. Non lo faccio più. Si chiude. Non lo fo più, non ho più voglia. Non ho più, ma mi è venuta a noia. È la cosa più rotta che abbia mai giocato. Si torna alla realtà. Metal Gear non fa per te, l'ho finito. L'ho giocato dall'inizio alla fine. Non mi sono mai bloccato. Mi è garbato. Boss finale di merda. Non è possibile. Non mi curo, vabbè, non mi curo. Sto bene, non mi devo curare. Visto che mancava poco li ho tirati, ma è... Cioè, siamo oggettivi, non è un bel boss sto lì. No. Io stai fermo. Cazzo. Ragazzi, che cazzo fai? No, ho sbagliato. Thank you.
no. Non è mia finita. Ora c'è la scazzottata finale. Non è finita. Che palle. Dormi fino a tardi come al solito, Snake? Liquid. Sei ancora vivo. Non morirò mai, fino a quando tu resterai vivo. Peccato. Pare che la tua rivoluzione sia stata un fiasco. Il fatto che tu abbia distrutto il Metal Gear non significa che io abbia finito di combattere. Combattere? Ma che cosa vuoi veramente? Un mondo dove i guerrieri come noi siano onorati come una volta, proprio come dovremmo essere. Questa era una fantasticheria di Big Boss. Era il suo ultimo desiderio. Quando era giovane, durante la Guerra Fredda, il mondo aveva bisogno di gente come noi. Allora noi eravamo preziosi, eravamo desiderati. Ma ora le cose sono cambiate. Con tutti i bugiardi e gli ipocriti che guidano il mondo, la guerra non è più come una volta. Stiamo perdendo il nostro posto in un mondo che non ha più bisogno di noi. Un mondo che adesso disprezza la nostra stessa esistenza. Dovresti saperlo anche tu, come lo so io. Dopo che avrò lanciato quest'arma e ottenuto il nostro miliardo di dollari, potrò riportare il caos e l'onore in questo mondo rammollito. Il conflitto farà nascere altri conflitti. L'odio creerà odio nuovo. E quindi noi espanderemo sempre di più la nostra sfera di influenza. Ma fino a quando ci saranno persone a questo mondo, ci sarà sempre qualche guerra. Il problema è l'equilibrio. Nostro padre sapeva qual è il miglior tipo di equilibrio. E questa è l'unica ragione. E non è sufficiente? Per guerrieri come noi, dico. Non voglio un mondo simile. Ah, bugiardo! Allora che ci fai qui? Perché continui a seguire gli ordini quando i tuoi superiori ti tradiscono? Perché sei venuto qui? Perché? Silenzio. Te lo dirò io il perché. A te piace uccidere. Questo è quanto. Osi forse negarlo? Non hai già ucciso molti dei miei compagni. Ma l'ho fatto per... Io studiavo la tua espressione mentre li uccidevi. Eri pieno di eccitazione per la battaglia. Ti sbagli! C'è un assassino in te. Inutile negarlo. Siamo stati creati per essere così. Creati? Les enfants terribles, i bambini terribili. Era così che si... È poco, un miliardo, non ci compri manco Activision. Chiamava il progetto. È cominciato nel 1970. Volevano creare artificialmente i migliori soldati possibili. La persona scelta come modello fu l'uomo conosciuto come il più grande soldato vivente al mondo. Big Boss. Ma nostro padre era già ferito in coma quando riuscirono a recuperarlo. Allora ci crearono usando le sue cellule. Una combinazione della clonazione analogica del XX secolo e del metodo Super Baby. Metodo Super Baby? Fertilizzarono un ovulo con una cellula di nostro padre, quindi lo fecero dividere in 8 piccoli cloni che furono impiantati nell'utero di una donna. Nei mesi seguenti fecero intenzionalmente abortire 6 dei feti per incoraggiare lo sviluppo dei migliori.
Io e te inizialmente avevamo altri 6 gemelli. 8 gemelli? Sì. Gli altri 6 nostri fratelli furono sacrificati per far nascere noi. Siamo stati complici di un omicidio ancora prima di venire al mondo. Così restammo tu ed io. 2 ovuli fertilizzati con esattamente lo stesso DNA. Ma non avevano ancora finito. Mi usarono come cavia per creare un fenotipo che fosse la manifestazione di tutti i geni dominanti. Per creare te, mi diedero tutti i geni recessivi. Tu mi hai rubato tutto ancora prima che io nascessi. Ma tu e io non siamo i suoi unici figli. Cosa? I soldati genetici. Anch'essi sono una sua progenie. Sono legati geneticamente a lui. Sì, negli anni 90 la genetica andava tantissimo. Infatti non a caso Jurassic Park nacque proprio in quel periodo lì. C'era tanto, si chiacchierava tanto di genetica. Come ora sull'intelligenza artificiale, a quel tempo c'era il discorso della genetica. C'era ancora Dolly, la clonazione. Me lo ricordo benissimo, anche se ero piccino. Ne parlavano continuamente. Diversi, sono digitali. Sai, con il completamento del progetto Genoma, i misteri dell'umanità erano ormai stati svelati. Flashback. Grazie al DNA di nostro padre identificarono più di 60 geni soldato, Kojima, responsabili di tutto, dal pensiero strategico al suo proverbiale istinto omicida. I geni soldato furono trapiantati mediante la terapia genetica nei membri del corpo speciale Next Generation. Generation. E in questo modo divennero soldati genetici. Che strano, eh? I soldati che andavi uccidendo a destra e a manca erano nostri fratelli, con il nostro stesso patrimonio genetico. I soldati genetici. Esatto. Erano filmati veri. Sono nostri fratelli, creati artificialmente con l'allineamento di nucleotidi per ricreare i geni di nostro padre. Anch'essi sono il risultato di numerosi sacrifici. Sacrifici? Esperimenti su esseri umani. Ma non ho capito, cioè tutti i nemici che ho ammazzato erano suoi cloni? 1991, la guerra del Golfo. Ai soldati vennero iniettati segretamente quei geni. La sindrome della guerra del Golfo, accusata da centinaia di migliaia di soldati al ritorno a casa, era un loro effetto collaterale. Bello, c'era già. Non è vero. Tutti sanno che la sindrome della guerra del Golfo era provocata dall'esposizione all'uranio esaurito dei proiettili anticarro. Questa era solo la copertura messa in giro dal Pentagono. Prima dissero che si trattava di stress post-traumatico, quindi delle armi chimiche o biologiche. Le unità per il rilevamento di gas velenosi e le iniezioni anti-sarin. Era tutto un paravento per coprire gli esperimenti genetici. Ma allora, quelli che vengono chiamati i bambini della guerra del Golfo, i figli di quei veterani sono... Sì, anche loro sono nostri fratelli e sorelle. Dunque hanno ottenuto il pieno successo dell'esperimento soldati genetici. Successo? Ma che dici, idiota? Sono un completo fallimento. Sono sull'orlo dell'estinzione. Cosa? Cosa? Hai mai sentito parlare della teoria della diversità? La natura tende a favorire la diversità. Le specie che si sono estinte mostrano tutti i caratteri di simmetria. E proprio questi sono i problemi di cui soffrono i soldati genetici. Come me e come te. Tutti noi siamo a un passo dalla morte a livello genetico. Non sappiamo soltanto quando o che tipo di malattia ci colpirà. È per questo che ci servono le informazioni genetiche del vecchio. Vuoi il DNA di Big Boss per salvare la tua famiglia? Questo è davvero toccante. In natura i membri della stessa famiglia non si accoppiano tra loro, eppure collaborano per sopravvivere. Sai perché? Perché in questo modo aumenta la possibilità che i loro geni vengano trasmessi a una nuova generazione di individui. L'altruismo tra i consanguinei non è una risposta alla selezione naturale. Si chiama teoria egoistica del gene. Vuoi farmi credere che sono i tuoi geni a ordinarti di salvare i soldati genetici? Non puoi combattere i tuoi geni. È destino. Tutti gli esseri viventi nascono con il solo scopo di trasmettere i geni dei propri genitori. Per questo io voglio seguire quello che ordinano i miei geni.
ma io ho intenzione di andare oltre. Per spezzare la maledizione della mia stirpe. E per farlo, ti devo uccidere. Cosa? Guarda dietro di te. Mary. È viva. Non ne sono sicuro. Qualche ora fa lo era. Continuava a chiamarti, sai. Meryl. Che stupido. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No, non abbiamo né passato né futuro. E anche se lo avessimo, non sarebbe davvero nostro. Io e te siamo solo coppie di nostro padre, Big Boss. Lascia andare Meryl. Non appena avremo sistemato le nostre faccende. E il tempo è quasi finito. Stai parlando del Fox Dye? No. Sembra che il Pentagono abbia saputo della distruzione del Metal Gear e che abbia deciso di poter fare a meno anche di una rilevazione ADB. Se vuoi dettagli, perché non li chiedi al tuo caro amico, il colonnello Campbell? Colonnello, riesci a sentirmi? Sì, sto ascoltando. Che cosa sta cercando di fare il Pentagono, colonnello? Mi risponda! Il segretario della difesa ha assunto il controllo attivo di questa operazione. Sta arrivando sul posto con un AWACS. Perché? Per bombardare tutto. Che cosa? Non solo, vari bombardieri B2 sono appena decollati dalla base aerea di Galena, carichi di bombe nucleari tattiche perforanti B6113. Ma che... il Metal Gear è stato distrutto, lo dica al segretario della difesa. Il segretario della difesa ha saputo che Naomi ha fatto il doppio gioco con noi ed è preoccupato per Fox Dye. Dato che non c'è più pericolo di attacchi nucleari da parte del Metal Gear, ha intenzione di fare tutto il possibile per coprire la verità riguardo a tutto ciò che è veramente accaduto laggiù. Ha intenzione di sganciare una bomba nucleare per vaporizzare tutte le prove e i testimoni. Non preoccuparti, Snake. Fermerò l'attacco nucleare. Come? Magari sono solo un uomo di paglia, ma resto pur sempre il comandante ufficiale di questa missione. Se darò l'ordine di ritardare l'attacco, confonderò chi si trova lungo la catena del comando e dovrei come minimo farti guadagnare un po' di tempo. Avrai una possibilità di scappare. Ma colonnello, se ci prova... Va tutto bene, Snake. La verità è che la Foxhound era già oggetto di un'indagine segreta. Meryl è stata trasferita a questa base proprio prima dell'attacco dei terroristi perché doveva essere una leva per manipolarmi. Quei bastardi. Mi spiace. Mi hanno costretto a collaborare in cambio della sua vita. È meglio che tu esca da lì, Snake. Sicuro? Si metterà male per lei. Non preoccuparti. È il minimo che possa fare per te dopo tutte le balle che ti ho raccontato. Colonnello, sto dando ordine di cancellare il bombardamento. Dopodiché non potremo più tornare. Ehi, ma che sta facendo? Snake! Mayling, che è successo al colonnello? Non ci credo. Che è successo? Snake, il colonnello! Roy Campbell è stato rilevato dal comando. Sono il segretario della difesa, Jim Hausman. Cos'è? Luigi Chiappini! Il comandante Campbell è stato ritirato dal comando. Adesso io, insieme a tutti i miei uffi caprini, sistemerò la situazione. Mi ripassi il colonnello? No. Agli arresti per avere trasmesso informazioni segretissime. E verrà incriminato per alto tradimento. Ridicolo. Certo, è un uomo ridicolo. Credeva davvero di avere il comando di questa operazione. Bastardo. Non rimarrà un filo di prova. Sono certo che anche il presidente sarà d'accordo. Il presidente ha ordinato tutto questo? Il presidente è un uomo molto occupato. Io ho piena autorità qui. E come pensa di spiegare al pubblico un attacco nucleare in Alaska? Non si preoccupi. Abbiamo elaborato una convincente storia di copertura. Ci limiteremo a dire che i terroristi hanno fatto esplodere un ordigno nucleare. Boia! Già, astuto. Ma ucciderete chiunque, gli scienziati, i soldati genetici, tutti. Donald, il direttore della DARPA, è già morto. Ah, allora non aveva intenzione di uccidere anche lui. Era mio amico. E del destino degli altri, lei se ne frega altamente, vero? Beh, se lei mi darà il disco ottico, potrei considerare la possibilità di salvare tutti. Ma di che parla? I dati dell'esperimento del Metal Gear. Donald avrebbe dovuto riportarlo indietro. Io non ce l'ho. Vedo. Ma va bene, non c'è problema. Vedo.
Voi due siete uno scomodo ricordo degli anni 70, un piccolo sgradevole segreto del nostro paese. Non possiamo permetterci di lasciarvi in vita. Bene, le bombe verranno lanciate fra poco e voi due avete parecchio da dirvi. Addio. Non c'è via di scampo per noi. Qui non finisce, qui. Finiamo questa storia prima dell'attacco aereo. Botte? Scazzottate? Tu mi hai portato via tutto. Solo la tua morte mi darà soddisfazione. Solo la tua morte mi ridarà ciò che è mio di diritto. Lei sarà uno splendido sacrificio per la nostra battaglia finale. Lo vedi questo? Sarà il limite di tempo per il nostro scontro. Il modulo nucleare è programmato per esplodere nel momento stesso della sua morte. Però Dio, Madonna, io sono sfatto, io. 3 minuti? Se vincerai, potrai ancora sperare di salvarla. Non ci ho capito nulla. Potrai godere di un breve istante d'amore prima di morire. Se attraverserai questa linea, cadrai. Da questa altezza persino tu moriresti. Ma Meryl finora è stata tutto il tempo sul tetto e me l'ha via. Avanti, Snake. Salvo, devo salvare? Ma veramente un'altra ora qui? Non sembra una roba complessa. Sono stanco però. Snake, ce la puoi fare! Ma cagare! Sentiamo Campbell. Non mi risponde più ora. Giustamente è stato sollevato. Snake, non so niente di combattimento, ma devi battere Liquid a qualunque costo! Va bene, va bene. Come si fa? Io posso parare? Solo abbassarmi? Non si fa nulla. Tirati su. No. Dai, su. Oh. Qual è il problema, Snake? Parare. Non posso parare in nessun modo. Come si... Non posso parare. Qual è sempre scritto con l'apostrofo. E sono d'accordo che qual è si debba scrivere con l'apostrofo. Meno male che lui è genio recessivi con un calcio. Infatti, non c'è il parry.
Comunque, improvvisamente, il finale di The Last of Us 2 sembra molto meno originale, eh. È notevole una roba del genere 98. Dai, manca poco. No. Oh. Ma era tutto... Non aveva più vita. Dai, non aveva più vita. Ma sei ricaricato, ho capito, ma dai, ricaricati! Ah, devi farlo cadere! Ah, non deve morire! Lo sapevo! Pesta i piedi! No! E le dita, volevo dire! Ha pestato le dita stavolta! Pezzo di melso! Vai via, vai di sotto, pestagli le dita! Pestagli le dita! Stronzo, con la S, sei proprio uno stronzo! Attenzione, attacco equino. E là. Madonna. Solid. Via. E là. Oh, hai rotto. Dai, su, basta, su. Dai, hai rotto. Scusa, non volevo, aiuto! Perché sono abituato a pigiare tondo al posto della X, aiuto! Oh! Adriana! Madonna, ragazzi! Ah, è finita, quindi! Madonna, sono... Devo rispoglia! Mary. Poi c'è da battere il dottore anche. Oh. Sei proprio tu? Sei proprio tu, John Wayne? Sei vivo. Sei vivo. Mary. Lascia da battere così. Mary, tutto bene. Tutto bene? È tutto bene? Quello che hai da dirmi. Mary, deve essere stato terribile. Poteva andare peggio. Non mi sono arresa alla tortura. Tortura? Ne ha cose ancora peggiori. Io stavo combattendo, Snake, proprio come te. Sei una donna molto forte. Combatterli mi ha fatto sentire più vicina a te. Era come averti al mio fianco. Sei stato tu a darmi la forza per lottare. Ma avevo tanta paura. Mi dispiace. Non dirlo. Ma quell'orrore mi ha fatto capire una cosa. In tutto quel dolore, quella vergogna, c'era solo una cosa di cui ero certa. Un'unica speranza a cui mi sono aggrappata. Sì, ma zia, sta esplodendo tutto, infatti. Una speranza che mi ha tenuta in vita. Snake. La speranza che sia finito il gioco. Volevo vederti di nuovo. Meryl. È il mio comeback. Oh, muoviti, andiamo! Snake, sono io! Otacon, buone notizie. Meryl sta bene. Ottimo, l'hai salvata, ragazzo. Gran bel lavoro! Ma ho anche delle pessime notizie. Stiamo per essere bombardati. Oh, no! Suppongo che siamo considerati sacrificabili. Non c'è un modo per uscire da qui. Oh, no! Un'uscita. Sì, certo. Puoi prendere la galleria di carico e raggiungere la superficie. Vicino a te c'è un parcheggio. La galleria per la superficie non è parte possibile. Da lì. Dalla porta di fronte. Ah, bisogna no, anche scappare ora. A ovest di quella. E le misure di sicurezza? L'ho appena sbloccata. Con chi credi di stare parlando? Penserò io ai sistemi di sicurezza lungo il tuo percorso di fuga. Ma che cosa farai tu? Io me ne starò qui. Ma sei pazzo. Ho bisogno di un po' di tempo per curare il tuo percorso di fuga. Ma... Sbloccare le porte di sicurezza è un lavoro difficile, solo io posso farcela. Otacon. Non preoccuparti, io resto qui, ho deciso. Otacon, questo è un rifugio corazzato, ma loro stanno per usare una bomba nucleare perforante. Non sopravviverai. Non ho più voglia di rimpiangere il passato. La vita non è solo una perdita continua.
Snake, ora sono una persona completa. Ho trovato una ragione per vivere. Bene, ma non morire per me. Lo stesso vale per te. Prenditi cura di Meryl, d'accordo? Lo farò. Ora devo andare. Prometto che farò qualcosa per il tuo percorso di fuga. Grazie. Grazie. Come suona bene. Mi fido di te. Grazie, Snake. Ogni tanto arriva Sabaku. Leviamoci da questo maledetto posto. Si esercita. E lui? Dov'è Otacon? Al laboratorio. Lui sta combattendo ora. Con se stesso. Per diventare l'uomo che vuole essere. Ah. Sta combattendo anche per noi? Sì. E non voglio che lo faccia inutilmente. Neanch'io. Ma quindi se avevo fatto morire Meryl, ora lei qua non c'era. Come finiva? Snake. Ah, Meryl. Al suo posto c'era Otacon? È cominciato. Quindi moriva Otacon? Devo essere pesante, ehi. Ma qual è il finale canonico? Dopotutto dovremmo rinunciare alla scena d'amore. Sembra di sì. Che peccato. Usciamo di qui. Snake, fuori si gela. Canonico questo? Allora, ok. La mia tuta da infiltrazione. La mia tuta da infiltrazione. Cappello di Indiana Jones. Vai veloce. Ma anche Kota con se lo teneva in braccio. Niente male, Snake. Questi stanno sempre a pensare a scopa. Lo beccavi giù? Ah, ok. Via, finiamo. Muoviti! Ma quanto dura ora? Io non ho più... Cioè, sono stanco. Sono appagato a questo gioco. Basta! Quanto dura ancora? C'ho solo la razione. 9 minuti. Oddio. Oddio. Che devo fare? Cosa devo fare? Ah no, ma qui devo prendere le scale, ok. Guido io. Certo. Salva. Una telecamera di sicurezza. Accidezza. Una telecamera ai sicuranti. Ma come? Io sono cioè, per me è finito qui. Non c'è bisogno di allungarla dell'altro. È il tuo ultimo salvataggio. Mi mancheranno i tuoi proverbi, Snake. Link, ti devo chiedere un favore. Fai una copia dei dati di tutte le conversazioni codec fatte finora. Ho bisogno di coprirmi le spalle. Ok, Snake, lascia fare a me. Ah, come prova? Mancheranno i tuoi proverbi. È l'ultima volta che salvo? Snake, fai attenzione. Quindi non mi risponde più nessuno ora. Solo Otacon. Benissimo. Cosa è che sbocca tutta via? Oh. Ah, pure! Wow, ecco il chiave. Letteralmente, bro. Che cazzo si fa? Madonna, è rottissimo. Non funziona. Non potevi partire prima. Ah, perché dovevo sfondare cosa? Si qui, cioè non si orienta. Oh no, ma cos'è Uncharted? E io credevo che Uncharted fosse stato originale, no? Su PS1. PS1. Per uccidere.
su una reazione? O ce l'avevo già prima due? Ce l'avevo già prima. Sì, varietà di situazioni incredibile. Anche troppo, secondo me. Ecco il cuore. Questo fucilone è proprio impossibile da ammirare. Ma non muore mai. Madonna, dà fastidio. No, era una... Guarda. Oh no, Uncharted. Non è ancora finita. Si spacca la vettura. Un casino, eh. È un casino perché devo usare due dita, sennò. Ma io non capisco dove devo colpirlo. Qui si abbassa. Ogni tanto lo colpisce però, eh. Scusami, eh. Mirare non lo puoi mirare. Lui spara a caso, ogni tanto lo colpisce, ogni tanto non lo colpisce. Cosa devo fare? Mirare senza la prima persona è difficile, ma non è che lo miri, perché comunque può andare solo così, non è che può andare anche in su in giù. Non c'era nessun bisogno di farla così allungata. Cioè, basta, veramente. Ma poi non gli potrebbe sparare al motore, eh. Basterebbe sparargli al motore. Cioè, questa è una mazzata. Spara le ruote al motore. No, non mi ci fa sparare. Caro Kojima. Oddio, si è fatto, eh. Ho fatto diventare un groviera. Dai, guardalo. Ma basta. Basta! Schianteremo sulla luce. Finito? No, non è finito. Non è finito. Ovviamente in fondo alla galleria c'era un burrone. Meryl, tutto a posto? Sì, solo qualche livido. Meryl, riesci a muoverti? È bloccata, non posso muovermi. Che cosa sarà successo a Liquid? No, ora torna Liquid, per forza. Non riesco a vederlo. Diventa un Liquid è morto. Transformers con la macchina. Oh oh. Snake! Ma cos'è? Terminator, veramente? Terminator, che
Ah, ecco perché è Liquid, perché fa come Terminator, che diventa liquido. Per arrivare a Otacon gli spara. Con la medicina? Col veleno? No. Ma no. No, no, no. Se è morto, significa che... È morto. Non dirlo, Snake. Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth in vista. Sì, messaggio gratuito. Snake, riesci a sentirmi? Colonnello, stai bene? Colonnello, che è successo? Il segretario della difesa è stato arrestato. Pensionamento anticipato. Arrestato? Sono riuscito a mettermi in contatto col presidente. Il Metal Gear, l'esperimento, tutto quanto. Il segretario della difesa stava agendo per conto proprio. Da solo? Che è successo all'incursione aerea e all'attacco nucleare? Gli ordini sono stati annullati. Gli F-117 e i B-2 Spirit sono tornati alla base. Ho di nuovo piena autorità sull'operazione. Capisco. A Washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto. Me lo stavo giusto chiedendo. In ogni caso, il pericolo è finito. Grazie, Snake. Colonnello, può dormire tranquillo. Meryl sta bene. Davvero? Oh, grazie. Grazie tante, Snake. Che c'è? Snake, mi spiace di averti nascosto molte cose. Non c'è problema, colonnello. Snake, non sono un colonnello. Sì, ricordo. Sono tua madre. Ho un regalo per te. C'è una motoslitta vicino a te. Mei-Ling l'ha vista dalle foto via satellite. In questo periodo dell'anno, i ghiacciai sono piuttosto tranquilli. Dovresti riuscire a superarli senza problemi. Scommetto che i ragazzi della DIA e della NSA pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo. Neppure io. Meglio che non mi faccia vedere da quelle parti. Non c'è pericolo. Voi due siete ufficialmente morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano. Beh, non è troppo lontano dalla verità. E c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola Fox. Il dottor Al Emmerich dovrebbe essere da qualche parte nella base. Voglio che qualcuno lo porti qui. Capisco, ci penso io. Va bene, Roy. Andrà tutto bene? Non preoccuparti. Ho una polizza di assicurazioni. Una copia stampata di tutti i dati di Mei-Ling. Finché resteranno in mia mano, io, tu e Mei-Ling non avremo problemi. La batteria di quei nanoidi si scaricherà presto. Non potranno seguirci. Credo che non ci incontreremo più. Non si preoccupi, un giorno passerò a visitarla. Davvero, ci conto. Roy, c'è una cosa che vorrei sapere. Cioè? Una cosa su Fox Dai. Meryl starà bene, non era inclusa nel suo programma. Ma io? Ho ucciso Liquid. Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento. Come sta? Non ti preoccupare, ora ti passo Naomi. Snake, sono io. Naomi. Ho sentito di mio fratello. Mi spiace, ma aveva un ultimo messaggio per te. Eh? Mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita. E mi ha detto questo? Sì. E ha detto anche che ti vorrà sempre bene. Naomi, tuo fratello ha appena salvato te, me e il mondo intero. Ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo. Forse ha finalmente trovato un po' di pace. Ma non era davvero più lui. Da quando ha combattuto con te a Zanzibar, è diventato come un fantasma. Un fantasma alla ricerca di un posto per morire. Naomi, anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dai. Che puoi dirmi al riguardo? Quando morirò? Dipende da te. Che cosa vuoi dire? Tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto. Sì, ma quando scadrà il mio? Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake. È tutto ciò che posso dirti. Ma che cazzo? Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico. Non può essere cambiato. È immutabile.
Ma la vita non è solo questo. Finalmente buttate a caso. Capito. Ci sono le cose buttate a caso, in questo gioco. Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e Dina. Perché volevo scoprire chi ero, da dove ero venuta. Pensavo che, analizzando il mio DNA, avrei potuto scoprire le mie origini e il nome dei miei genitori. E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita. Ma mi sbagliavo. Non ho trovato niente. Non ho imparato niente. Proprio come i soldati genetici, puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi, ma non puoi renderli invincibili. Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona, il suo destino potenziale. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Snake, che tu sia o meno nel programma Fox Dye non è importante. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora, vivi. Lo pensi anche tu, Snake? Non ti preoccupare, anch'io voglio scegliere la vita. Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere. D'ora in poi, però, vivrò e basta. I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro, attraverso i nostri figli. La vita è un collegamento con il futuro, tutta la vita. Amandoci l'un l'altro, imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Madonna. Finalmente l'ho capito. Il vero significato della vita. Grazie, Snake. Guarda, ho trovato questo. Teniamolo con noi, come ricordo. Sì, la bandana, cos'è? Di cosa? Un ricordo di una missione vittoriosa oppure della prima volta che ci siamo incontrati? Un ricordo di come vivere. Mm? Fino a oggi sono vissuto solo per me stesso. La sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi sia mai preoccupato. Non sei l'unico. Per tutti è così. Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo la morte negli occhi. Non lo so, forse è scritto nei miei geni. Ora che accadrà? Che cosa dicono i tuoi geni del futuro? Forse è arrivato il momento che io viva per qualcun altro. Qualcun altro? Sì. Qualcuno come te. Forse è questo il modo giusto di vivere. Ma io ti vedo solo come un amico. Allora, dove andiamo, Snake? David. Mi chiamo David. Ok. Dove andiamo ora, Dave? Dave? Mm. Dave? Penso che sia ora di cercare un nuovo sentiero nella vita. Un nuovo sentiero? Un nuovo scopo. E lo troveremo? Lo troveremo. Mamma mia. So che lo troveremo. Che melassa però. Che animali sono? Caribù. Wow. Per gli aleutiani il caribù è il simbolo della vita. Presto sarà primavera. Anche per noi. Che bello. Sì, la primavera porta ovunque nuova vita. È il tempo della speranza. Ho vissuto qui per molto tempo, ma l'Alaska non mi è mai sembrata così bella. Il cielo, il mare, i caribù e più di tutto, tu. Che fa rima con caribù? Credo che questa nuova vita mi piacerà. Avanti, godiamoci la vita. Basta questa storia della vita. È bello, è incredibile che sia PS1, ma ecco che melassoso in una maniera... Morta per la rima. Che la storia d'amore
Tirata, sì. Nel 1980 esistevano contemporaneamente in tutto il mondo più di 60.000 testate nucleari. La potenza distruttiva totale ammontava 1 milione di volte quella della bomba sganciata su Hiroshima. Già nel 1993 START 2 fu siglato tra gli Stati Uniti e la Russia, accordando la restituzione del numero di bombe. Esatto, sì. E comunque ora nel 1998 continuano a esistere nel mondo 26.000 testate nucleari. Non so quante ce ne siano oggi. Che è 1 milione di testate nucleari. Sì, messaggio antinucleare, sì, cioè, ci sta. Tutto il discorso finale sulla vita è veramente buttato lì. È una roba che potevano tranquillamente risparmiarsi, secondo me. Non è ancora finita. Ma pigio, schippo? Non hai capito niente, va bene. È bello, sì, però il finale è un bel significato. Non ho detto che fa schifo, ho detto che è smelassoso, smelatissimo. Il finale giapponese ci sta, per essere giapponese ci sta. Non è buttato lì, si parla tutto il gioco di DNA. Va bene, allora non è buttato lì. Non si può skippare. No. Non è che è buttato lì, è che è smilato. Non ho detto che è buttato lì. Cioè, forse l'ho detto, ma sono stanco. Ma è comunque smilatissimo. Goditi la musica. Io sono stanco. Sono 4 ore e un quarto di live. Non ne posso più. Scene animate da Police Notes. La Tunguska? No. No. Per essere un... Cioè, l'ho detto mille volte, per essere un gioco PS1 è allucinante. Prendiamo la luce. Secondo me avrebbe funzionato più con molti dialoghi in meno. Però dice che non è buttato lì. Tutto il gioco parlano del DNA, di come si viene al mondo, lo scopo della vita, quindi... bello per quello. Anche nel film dei Pokémon c'era tutta questa metafora esattamente sul DNA, lo scopo della vita, la genetica. Però nonostante fosse Pokémon e fosse per bambini, era molto più diretto, tranquillo, leggero e anche forse più poetico. Questo è sbrodolato. Poi che ti garbi o non ti garbi, vabbè, per me è sbrodolato. Resta comunque un bel gioco, non voglio dire che sia brutto, però un finale così, secondo me, parecchio, parecchio evitabile. La senti Alaska? Che sia sbrodolato non significa che non abbia senso. Ma io non ho mai detto che non ha senso. Sì, Police Notes è un altro gioco di Kojima, lo so. Quando Otacon, sì, c'è il poster. Ah, il filmato dei robot era... Ah, ok. Quale momento della storia ti è piaciuto di più? Ah, è bello. Il momento della storia mi è piaciuto di più forse quando si rivela quello che si è visto stasera, quando si rivela il doppio gioco strano. Però peccato, sul finale ero stanco e tante cose me ne sono perse. Giocherà anche il secondo, certo. 2, 3, tutti, 4, 5, Peace Walker, tutti. Piano piano si giocano tutti. Trovatemi un gioco con una trama così. Kojima voleva farti... Non hai capito la boss fight col Metal Gear? Kojima voleva farti comprendere la straordinarietà dell'impresa compiuta da Snake e l'unico modo era renderla una boss fight ingiusta e dalla difficoltà schiacciante, che l'eroe riesce comunque a sormontare riuscendo nell'impossibile. Sto scherzando. Ah, ok, sto scherzando. Gusti e pareri personali tuoi. L'importante è che l'esperienza totale del gioco sia stata soddisfacente. Sì, sì. È stata soddisfacente, sì. Per me è un gioco incredibile. L'importante è che ti sia piaciuto. Quando all'inizio avevi paura di giocare, appunto.
mi è piaciuto tutto, che avrei evitato, dico solo quello, che avrei evitato questo pippone retorico sulla vita, che non c'entra niente con tutto il resto del gioco, forse tutto. Sì, vabbè, difendevano, difende, giusto, le battute finali troppo melose, sì, sì. Era molto filosofico il finale, non lo so, non lo so, non ci ho visto una gran filosofia. Sì, è un capolavoro, sì, sì, sì. Infatti sono curioso di vedere poi con il 2 cosa diventa e soprattutto magari col 4. Il 3, cioè il 2 mi aspetto una roba tipo il 2. Cioè il 3, mi aspetto che il 3 e il 2 siano simili, e il 3 lo giocai anni fa. Però il 4 mi incuriosisce di più perché era su PS3, quindi... Mentre il 5 non... Io so che il 5 è stato un po' criticato, quindi non... Credo sia un po' un passo indietro, non lo so. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Oddio. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Vedi, queste sono stronzate, queste. L'importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi. Cioè, non sono stronzate, che non c'entrano nulla con tutto il resto. Sono robe... Non lo so, non gli vedo valore in questo. Non è finito. Sì, signore. L'intera unità è stata spazzata via. Sì, quei due sono ancora vivi. Il vettore? Sì, signore. Fox Dai dovrebbe attivarsi fra poco, giusto come previsto. No, signore. La mia copertura è intatta. Nessuno sa chi sono davvero. Sì. Il direttore della DARPA conosceva la mia identità, ma è stato eliminato. Sì, l'inferiore è riuscito a vincere dopo tutto. Esatto, fino all'ultimo Liquid pensava di essere lui l'inferiore. Sì, signore, sono completamente d'accordo. È necessario un individuo come lei per governare il mondo. No, signore, nessuno sa che lei era il terzo, Solidus. Che cosa dovrei sapere della donna? Solidus Snake. Sì, signore, la terrò sotto sorveglianza. Sì, grazie, arrivederci, signor Presidente. Come il presidente. Cioè, il presidente è Solidus, che è un altro fratello. Ma scusa, ma non aveva detto che erano 8 e 6 sono stati abortiti e ne era rimasta in 2? È il terzo clone di Big Boss. Ma Codename Elephant, sa vuol dire? Ah, 142 volte sono morto. Mi hanno trovato 110 volte. Ucciso 176 nemici e 149 razioni. Chissà se si può fare senza mai salvare, senza mai morire, senza mai essere trovati, senza mai uccidere nessuno. Ah, il nome in codice è il livello, il grado. Cioè, più punti fai, in base alle statistiche ottieni un nome in codice diverso. Ok, c'è gente che l'ha fatto il grado massimo ed è Big Boss, ho capito. Vabbè, così per smostrare. E lo devi fare per platinare, e allora non si platina. Ma ora a me mi viene una domanda. Cioè, quando lui ha finito l'uno, aveva già la storia del 2 o la storia del 2 l'ha tirata su partendo da dei fili volontariamente lasciati scoperti, come in questo caso? Perché questa è una rivelazione che potrebbe essere, è chiaramente un cliffhanger, però... L'hai fatta perché hai voluto a tutti i costi lasciare aperto o perché già sapevi dove volevi andare a parare? E questo che a livello di scrittura mi incuriosisce. Doveva essere autoconclusivo. E poi però perché vieni fuori con questa rivelazione così? Ha voluto lasciare aperto e poi dopo ha improvvisato. Esatto, proprio quello di cui ho paura.
Questo è un gioco che avrei sicuramente apprezzato tantissimo da... cioè, negli anni 90, se avessi avuto più di 20 anni negli anni 90. Mentre da piccino, essendo un bimbo, probabilmente non l'avrei mal sopportato da piccino. Cioè, non dico che non ci avrei giocato, però, boh, non lo so. Da cioè, a 7 anni, a 8 anni si mette a giocare a questo gioco. È dura, è dura. Bene. Gioco incredibile. Bene ragazzi, su YouTube io vi saluto, spero che questa serie vi sia piaciuta, quei tre che l'hanno vista, però io l'ho voluta portare tutta su YouTube. Il 2 lo vedete poi sul canale delle Hyperdute perché non lo ricarico, perché non ha molto senso. Ciao, alla prossima!